collegamento con Milano, il servizio su Monza Juventus di Franco Zuccalà. Questo portierino in maglia gialla si chiama Francesco Antonioli ed ha poco meno di 17 anni. Da Platini e soci ha preso solo un gol, ma di quelli che nemmeno i portieri con la barba lunga un metro riescono ad evitare. Monza vivace in avanti e disposto saggiamente. Quando la Juventus sgarra, i brianzoli non stanno certo a guardare. Al tiro va Bolis. Non c'è Laudrup nella Juve, ma i bianconeri hanno schemi collaudati. Serena, di solito, certe occasioni non se le lascia sfuggire. Il minorenne Antonioli non abbocca. La difesa juventina qualche volta cigola, ma Casiraghi, niente a che vedere con i principi di Monaco, mira alto. Vale il prezzo del biglietto, il gol di Briaschi, imbeccato da Platini. Vediamolo. Il tuffo di Briaschi è vietato ai minorenni. E voilà. La rabbia del Monza in questa bomba di Papais che Tacconi non trattiene. La Juve confeziona da lontano questa palla per Briaschi che non inquadra la porta. Sono Bonini, Mauro e Cabrini i più attivi fra i giocatori bianconeri. Bolis replica così. Tacconi non può dire di aver fatto da spettatore. Marchesi nell'intervallo tira via Platini, evidentemente per ragioni di tenuta fisica. Gioca Vignola. Una Juve senza Laudrup e Platini possiede poche illuminazioni. Questa di Cabrini non viene sfruttata da Serena. C'è qualche sprazzo di Mauro ancora nella ripresa, ma il baby Antonioli sale nuovamente alla ribalta. Diciamo che nella ripresa, dopo qualche fiammata, si sono addormentati pure quelli che solitamente hanno bisogno del sonnifero. Buonanotte da Milano.